Covid-19, oggi in Campania 3.650 nuovi positivi su 35.484 tamponi processati, 14 deceduti. Guerra in Ucraina, a Ischia Ponte è in corso di svolgimento la Marcia della Pace, previsti collegamenti con Vincenzo Agnese. Una nuova vita per il Bosco della Maddalena. L'amministrazione di Casamicciola avvia le operazioni necessarie per ripristinare il verde perduto. Presidio di protesta degli stagionali ad Ischia. Proficuo incontro tra i manifestanti e la direttrice dell'INPS, a cui è stato chiesto che vengano sbloccate le richieste di Naspi e delle altre prestazioni richieste dai lavoratori solari. Il comune di Forio acquisisca il canile di Panza e lo riattivi. La minoranza consiliare di Forio chieda che venga affrontata e risolta la questione del randagismo. Barano, lavori metano, via Buono riapre, limitazione su via Migliaccio. Caos EAV, disagi e disservizi per i lavori a Buonopane, mancano comunicazioni e tabelle. Basket, la cestistica Ischia continua a vincere e sogna la C-Gold. Fabrizio Esposito, la squadra ha trovato il suo equilibrio, ora non ci poniamo limiti. L'associazione sportiva Olympic Judo Forio fa il pieno di medaglie alle qualificazioni per le finali del campionato italiano cadetti. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Nuvola TV. Come avete potuto sentire dai titoli, anche questa sera sono tante le notizie e i servizi giornalistici che vi proponiamo, con collegamenti anche in diretta da Ischia Ponte, dove proprio in questi minuti è in corso di svolgimento la Marcia della Pace per quanto sta accadendo in Ucraina. Apriremo come al solito dandovi notizia sulla situazione epidemiologica nella nostra regione. Parleremo del Bosco della Maddalena che si avvia a nuova vita, il presidio di protesta di stamattina degli stagionali e l'incontro con la direttrice dell'INPS. Parleremo del canile di Panza che la minoranza consiliare chieda venga acquisito dalla parte del comune di Forio, e poi dei lavori del metano a Barano e dei relativi disagi delle AV Bus. Parleremo poi dello sport, del basket con la cestistica Ischia che sogna la serie C-Gold e con il pieno di medaglie fatto dall'Olympic Judo Forio. Pochi minuti e saremo nuovamente in diretta. Ogni uomo o donna ha il suo profumo, così come ogni casa. È per questo che da Forio Beauty trovi le più famose fragranze, i migliori cosmetici e prodotti per la casa di altissima qualità. Da Forio Beauty trovi anche articoli e attrezzature professionali per parrucchiere, barbiere, estetista e tanto altro ancora. Siamo a Forio, località Monterone. Forio Beauty, tutto ciò che ti serve a prezzi stracciati. Costruzione e opere di ingegneria locale fino alla pitturazione. Qualità e affidabilità al servizio dei privati, ma anche degli enti pubblici. Fai la scelta giusta. Murziello Costruzioni, specialista in lavori edili e tanto altro. Finiture interne ed esterne, infissi, impianti, tinteggiature, adeguamento e miglioramento sismico degli edifici.
Murziello Costruzioni, il tuo asso nella manica. Per contatti 334 81 26 654 oppure 329 25 27 776. Il ferro da smaltire è un problema? Mettiti comodo, da oggi ci pensiamo noi. Ditta Zabatta, recupero e smaltimento gratuito di materiale ferroso su tutta l'isola d'Ischia. Professionalità e velocità, i nostri marchi di fabbrica. Mettici alla prova, contattaci al numero 334 50 50 742. Non toccare ferro, ci pensa Zabatta. Raspata, buongiorno, sono Renata. Sull'isola di Ischia, la Raspata è azienda leader del meraviglioso mondo del surgelato, del gelato, del fresco e del secco. McCain, Gelati Motta, antica gelateria del Corso, Brioche Alemagna, Macri Dessert, Patate Avico, Rispo, Am, Monini, Galbani, Fiorucci, Casa Modena, Calvè, Heinz e Ferrero. La Raspata dal 1957, sempre più veloci, sempre più specialisti nel buono. Vai Renato! Rieccoci nuovamente in diretta, diamo uno sguardo come al solito alla situazione epidemiologica nella nostra regione, dove nella giornata odierna sono stati registrati 3.650 nuovi casi positivi su 35.484 test effettuati, di cui 2.808 positivi risultati dai tamponi antigenici e 842 dai tamponi molecolari. 14 sono stati i morti, di cui 5 deceduti in precedenza, ma registrati solo ieri. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 700. Mentre quelli occupati 42. Per quanto concerne invece i posti letto di degenza disponibili sono 3.160, quelli occupati invece 673. Come vi abbiamo detto in apertura, è in corso di svolgimento in questo momento a Ischia Ponte la Marcia della Pace per quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina. E abbiamo in collegamento proprio da Ischia Ponte il nostro Vincenzo Agnese, stasera in veste di inviato, che saluto. Vincenzo, buonasera. Buonasera Gennaro, tanta gente qui a Ischia Ponte, numeri al di sopra, ben al di sopra delle aspettative, una grande risposta c'è stata da parte degli ischitani e ovviamente dei tantissimi cittadini ucraini che risiedono sulla nostra. Ovviamente state vedendo alle mie spalle, fanno comprendere appieno quello che stiamo vivendo qui a Ischia Ponte. Magari la regia può già mandare a scorrimento proprio i momenti iniziali del corteo silenzioso che è iniziato appunto dal Palazzo Vescovile della Diocesi di Ischia, che ha organizzato questo momento. Il corteo è poi giunto qualche istante fa qui al Piazzale Aragonese, dove ci sarà un momento di riflessione con diverse testimonianze. Tanta emozione, commozione da parte soprattutto di alcuni cittadini ucraini. Ecco, stiamo vedendo appunto le immagini, c'è davvero tanta gente, unito il popolo ischitano e il popolo ucraino per dire no alla guerra. Chiederei alla regia di mandare le interviste che abbiamo realizzato proprio qualche minuto fa a Marianna Sasso, che ha organizzato questa manifestazione insieme a tutti gli attori della diocesi, che ci spiega quali sono gli obiettivi di questa serata e poi anche delle testimonianze di alcuni cittadini presenti al corteo. Il servizio.
Marianna Sasso, anche da Ischia, l'abbraccio alla comunità ucraina e a ciò che sta accadendo, in realtà molto vicino a noi. Sono giorni difficilissimi per tutti e avete voluto organizzare una 2 giorni proprio dedicata anche e soprattutto alla meditazione. Qual è l'obiettivo di questo incontro? L'obiettivo è fondamentalmente quello di sensibilizzare comunque tutti gli ischitani a guardare quelli che sono i problemi e le difficoltà di questo popolo che comunque è integrato nella nostra comunità. Basta pensare che la comunità ucraina a Ischia conta circa 900 persone, sono le persone che badano da tempo ai nostri nonni, agli anziani. Spesso ci siamo voltati proprio a non guardare i problemi ed è arrivato il momento, come ci dice la Papa Francesco oggi, che ci esorta appunto a pregare insieme alla Chiesa e al mondo intero e anche a tutte le associazioni di volontariato, al mondo laico, alla scuola, alle istituzioni, un unico grido per la pace, non solo contro la guerra in Ucraina, ma contro tutte le guerre del mondo. Ci saranno questa sera degli interventi importanti, molto significativi, proprio di chi può portare anche delle testimonianze concrete di ciò che sta accadendo, se possiamo anticipare qualcosa, e soprattutto Ischia nel frattempo si è già mobilitata anche dal punto di vista proprio della solidarietà per dimostrare concretamente la propria vicinanza. Sì, ci sono interventi e testimonianze di tanti amici dell'Ucraina che hanno la famiglia lontana. Abbiamo accolto ieri come diocesi e come comunità ischitana i primi profughi comunque che sono arrivati, una famiglia che aveva la nonna qui già residente sull'isola. Ci sarà la testimonianza di una famiglia siriana che da tempo è ospite comunque presso la nostra diocesi. Vuole essere veramente un momento di meditazione e un momento di confronto per stare insieme, anche un momento di silenzio, perché noi la immaginiamo veramente nel silenzio e nella preghiera. Siete qui stasera ovviamente per dimostrare la vicinanza al vostro popolo, al popolo ucraino, che poi il popolo di tutti e la comunità umana che in questo momento è sotto attacco. Che cosa vi sentite di dire? Non ci abbiamo parole per questa situazione che sta succedendo in questo momento. È una cosa inaudita per il popolo italiano, per l'Europa e per anche i nostri fratelli ucraini. Oggi ci sono qui insieme tanti fratelli ucraini, insieme a quelli ischitani. Avete avuto modo di parlare con loro, di confrontarvi? Guarda, io sono ischitano di nascita e mia moglie è ucraina e mia moglie è da una settimana che non dorme per lo strazio che ci sta nel suo paese, fra i suoi familiari, i suoi parenti e tutte le persone che abbiamo conosciuto là in tempo passato. È una cosa che deve finire, ma finire subito, immediata. Non si può aspettare più. Vedere tutte queste cose per televisione è impazzire, veramente impazzire. Signora, che notizie avete? Qual è il vostro sentimento in questo momento? Signora, vi sentite di dire qualcosa? Ecco, stasera siete qui per manifestare, ecco, tutto il disappunto contro la guerra. Sì, sono ucraina, sto qua da tanti anni che lavoro, ma i miei parenti stanno là, i miei figli stanno là, mia tutta la famiglia e stanno là, fratelli che stanno combattendo per questa maledetta guerra. Io sto qua per manifestare che Putin deve finire questa guerra, non devono morire i bambini, non deve morire nessuno, che deve esserci pace, solo pace che torna in Ucraina, in tutto il mondo. Per questo io sto qua, per figli, per nipoti, per bambini, per tutti i bambini che sono morti, che lui sta bombardando tutto, non ha pietà di nessuno. Quella persona non deve esistere mai più in mondo, non deve esistere. Qua deve tornare pace, solo pace, per questo siamo qua oggi. Tutto il nostro popolo sta qua, tutti gli italiani, tutto il mondo intero.
Solo pace vogliamo. Signora, vi aspettavate questa guerra? Che notizie c'erano dall'Ucraina su quello che stava succedendo anche in passato? Noi non sapevamo questo che poteva succedere, ma ci sta sempre qualcosa. Che nessuno poteva sapere che succedeva là. Se sapevamo questo, stavamo preparati. I nostri soldati sono molto preparati. Grazie a loro, i nostri figli stanno là, quelli che sono ancora rimasti sotto bombardamenti, che stanno là, che stanno tranquilli, non tranquilli, ma almeno stanno al sicuro. Per questo ringraziamo i nostri ragazzi, i nostri soldati, a tutto il popolo che è rimasto là. E vi ringraziamo tantissimo con tutto il cuore. Ecco, allora abbiamo ascoltato e notato la commozione della cittadina ucraina. Abbiamo ascoltato poi l'importante testimonianza dell'altra cittadina ucraina, che ci ha dato anche dei dettagli interessanti su quanto sta accadendo. Io in questi ultimi secondi, prima di chiudere il collegamento e di restituire la linea a Gennaro Savio, voglio farvi vedere proprio le immagini live dal piazzale aragonese. In questo momento sta parlando padre Roman, sacerdote ucraino, che si trova qui sull'isola di Ischia, e potete vedere quante persone c'è. Praticamente il piazzale aragonese completamente pieno, sono tante le candele, tante le bandiere dell'Ucraina, tanti i colori giallo-blu, tante le bandiere della pace. Gennaro, noi ricordiamo ai telespettatori che oltre al telegiornale siamo in diretta su Facebook, stiamo seguendo lì integralmente questo momento così importante di questa serata. Ovviamente cedo a te la linea, ci rivedremo poi alla fine del telegiornale per fare un nuovo punto della situazione. A te. Vincenzo, scusami. Ok, dopo ritorneremo in collegamento quindi con Vincenzo. Cambiamo pagina. Nei giorni scorsi, grazie ai fondi arrivati dalla città metropolitana, il comune di Casamicciola ha dato il via al progetto di ripiantumazione di nuove specie di alberi nel bosco della Maddalena. Le nuove piantumazioni si rendono necessarie in seguito all'abbattimento di un numero elevatissimo di pini, purtroppo distrutti da diverse malattie provocate dalla diffusione di insetti aggressivi che hanno causato agli storici pini un rapido e devastante declino. Ai nostri microfoni il sindaco di Casamicciola Giambattista Castagni e il presidente del consiglio comunale Nunzia Piro hanno spiegato gli obiettivi dell'amministrazione casamicciolese, seriamente intenzionata a far ritornare al suo antico splendore un polmone di verde molto amato dalla comunità isolana. Vediamo il servizio. Sindaco Castagni, ha un progetto difficile: da un lato il dolore di dover abbattere tanti pini, però dall'altro, ecco, la gioia di veder rinascere pian piano il Bosco della Maddalena. Sì, si tratta effettivamente di un progetto nato qualche anno fa. Purtroppo, ecco, stiamo qua e piangiamo sicuramente tutti questi alberi tagliati, perché sappiamo tutto il problema che ne è venuto fuori l'anno scorso. Però ci siamo attivati. È chiaro che, ecco, un'ordinaria amministrazione, un programma ordinario poteva vedere sicuramente tutto questo in maniera più celere, poteva venire fuori in un minor tempo possibile. Però grazie all'impegno dell'amministrazione, grazie anche all'impegno pure del presidente, dell'avvocato Nunzia Piro, è chiaro che siamo riusciti già a fare questo piccolo passo. È un piccolo passo verso quello che è un progetto ambizioso, perché abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento molto importante di oltre 500.000 euro che vedrà, è chiaro, che sto bosco, ecco, rinascere nel vero senso della parola. Ecco, abbiamo veramente percepito la sensibilità di Casamicciola e l'attenzione per questo bosco, e questa è una cosa importante, è una cosa che, ecco, mette in risalto la sensibilità di un popolo che ci tiene alla storia, al proprio territorio, alla salvaguardia di una macchia di verde che è bellissima, cioè vederla, ecco, dal mare, già quando si arriva con il traghetto si vede questa macchia verde. Purtroppo oggi, ecco, assistiamo a questa mancanza in un determinato tratto, proprio perché l'anno scorso siamo dovuti intervenire con questa radicale, diciamo, soluzione nel tagliare
molti pini, però è chiaro che la vita va avanti e quindi siamo certi che questo piccolo passo già rappresenta un'importante soluzione a quel dannoso problema, ma seguirà veramente un qualche cosa di importante che ci vedrà sicuramente di nuovo contenti nel vedere questa macchia veramente molto molto bella, ripeto, rinascere, rifiorire così come era bella prima. Avvocato Nunzia Piro, il primo albero simbolicamente ovviamente è stato piantato, inizia una nuova era per il Bosco della Maddalena. Qual è il progetto dell'amministrazione di Casamicciola? Il progetto è quello di rivedere il polmone verde di Casamicciola. Abbiamo avuto purtroppo, si sono seccati molti alberi, già la città metropolitana sta provvedendo a togliere gli alberi secchi. Noi piantiamo e abbiamo piantato questi alberi che ci sono stati forniti dalla regione Campania. Approfitto per ringraziare la dottoressa Teresa De Felice e il dottor Giovanni Pirozzi, che sono stati i due funzionari che hanno seguito la fornitura della regione Campania al comune di Casamicciola. E colgo l'occasione per ringraziare l'ufficio tecnico, qui sono presenti anche il geometra Antonio Piro che ci sta dando una collaborazione anche dopo il pensionamento, Mara De Angelis, tutte e due ingegneri, Paola Lubrano e Matera Carmine, perché si sono occupati di questo argomento in particolare. C'è tanto da fare nel Bosco della Maddalena, però con questi 157 lecci, 20 ligustri, 50 ligustri e 20 piante di lilla delle Indie, abbiamo messo il primo segnale per poter riavere, per implementare il verde nel comune di Casamicciola. Ci sono altri progetti che sono in corso, alcuni già finanziati, altri progetti cui stiamo lavorando di interesse della collettività e che saranno anche di sicuro richiamo anche dei turisti. Ci sono alberi monumentali nel comune di Casamicciola che noi stiamo facendo un censimento e vogliamo portare all'attenzione della popolazione residente e dei turisti. Oggi veramente una bella giornata per noi, perché oltre alle problematiche solite che teniamo nel comune che cerchiamo di risolvere, questa è un'altra problematica a cui il comune, il sindaco, l'amministrazione e l'ufficio tecnico sta lavorando. Cambiamo completamente argomento. Stamattina nel piazzale antistante l'ufficio INPS di Ischia Ponte si è tenuto il secondo presidio di protesta indetto dal Comitato di Lotta dei Lavoratori Stagionali e Non dell'Isola di Ischia per protestare contro il caro vita in genere e i disservizi dell'INPS. Al termine della manifestazione una delegazione di lavoratori ha incontrato la direttrice dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Vediamo il servizio. E allora noi non ci spieghiamo lo schifo, non la vergogna del fatto che tante pratiche della NASPI o di altre prestazioni richieste dai lavoratori dell'Isola di Ischia siano bloccate. È vergognoso, uno schifo! E noi lo denunciamo con forza stamattina in piazza. Si è tenuto nel piazzale antistante l'ufficio INPS di Ischia Ponte il secondo presidio di protesta indetto dal Comitato di Lotta dei Lavoratori Stagionali e Non dell'Isola di Ischia per protestare contro l'aumento dei prezzi, dell'inflazione e del caro vita in genere, contro lo sfruttamento nelle aziende del turismo e per chiedere con forza l'allungamento della stagione turistica e dunque lavorativa e il pagamento di tutte le domande NASPI e le altre prestazioni richieste dai lavoratori isolani e non ancora liquidate. Importantissimo a tal riguardo è stato l'incontro che una delegazione di manifestanti, composta dal presidente del comitato Gennaro Savio, Giorgio Montagna ed il consulente legale Mauro Iovino, ha avuto con la direttrice dell'INPS, dottoressa Rosa Fiorentino. È stato un incontro molto proficuo che abbiamo avuto con la direttrice dell'INPS di Ischia, in cui è emerso praticamente che c'è una carenza di personale dell'agenzia in cui bisognerebbe sopperire. Per questo il comitato credo che insomma farà partire immediatamente una richiesta a tutti i sindaci dell'isola perché faccia un'istanza al ministero per potenziare nell'immediato l'agenzia di Ischia, perché non riesce a soddisfare quella che è il bacino d'utenza. Abbiamo chiesto alla direttrice
perché erano bloccate i pagamenti delle disoccupazioni di gennaio e di febbraio, ha detto che stanno lavorando le pratiche e che, soddisfatti i requisiti del ricalcolo o della dichiarazione del reddito presunto, che è una cosa che è uscita quest'anno, arriveranno i soldi ai lavoratori. Singui le dichiarazioni di Mauro Iovino. Dal canto suo, il presidente del comitato Gennaro Savio, oltre ad aver espresso soddisfazione per la riuscita del presidio, ha sottolineato alla direttrice Fiorentino l'urgenza di sbloccare le domande NASPI per cui i lavoratori hanno presentato regolare documentazione e non ancora liquidate. La piazza stamattina qui ha chiesto con forza finalmente l'intervento dei sindaci, affinché si facciano portavoce del dramma che vivono migliaia di lavoratori e si impegnino affinché vengano sbloccate tutte le domande NASPI e le altre prestazioni presentate dai lavoratori isolani in questi mesi, e inoltre il potenziamento dell'ufficio INPS di Ischia Ponte. I lavoratori presenti al presidio hanno accolto con favore e soddisfazione quanto riferito dalla delegazione che ha incontrato la direttrice. Niente, abbiamo avuto questo incontro con la direttrice e speriamo che non restano parole al volant, parole che abbiano un seguito e che comunque vengano riconosciuti i nostri diritti, nella speranza che le nostre condizioni sociali migliorino e soprattutto che mantengano fede alle parole date, cioè nel senso che questo comunicato da parte di tutte le amministrazioni isolane venga fatto e venga fatta pressione affinché il personale responsabile dello smaltimento delle pratiche NASPI venga aumentato. C'è tanta gente che fanno la domanda, ignorantemente che ne sanno di tutte queste leggi che ci sono, ma si rivolgono al patronato, il patronato deve completare, gli dice tutto a posto, poi viene all'INPS e dice no, c'è qualcosa che non va, ma che ci può fare il povero, il lavoratore? Il lavoratore è soggetto al patronato che ti fa la domanda e tu sei tranquillo, dici guarda io ho fatto la domanda e sto a posto, ok, tutte queste cose qua, però noi siamo qua e chiediamo ai sindaci, che essendo che abbiamo sentito dalla direttrice dell'INPS, qui dice che è molto gentile, molto brava che sei uscita a parlare con noi e ci ha fatto capire che c'è anche mancanza di personale. Allora, volevo mettere un piccolo appunto. Qua i lavoratori a Ischia stanno proprio rovinati al massimo. Quelli là che prima gridavano ce la faremo sono scomparsi. Non so se sono vivi ancora o meno, perché non si vedono più, nessuno grida dai balconi ce la faremo. E la cosa più eclatante, sapete qual è? Che ieri a Monterone c'erano migliaia di persone e qua stamattina c'erano 20 persone. Vergogna al popolo ischitano. Spostiamoci a Forio, dove la minoranza consiliare chiede all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Del Deo di affrontare e risolvere la problematica legata al randagismo, e lo fa attraverso Stani Verde, che propone l'acquisizione da parte del comune del canile di Panza. Ascoltiamo Stani Verde. Stani Verde, Forio è l'unico comune dell'isola d'Ischia che aveva un canile, che purtroppo è in disuso. Cosa avete proposto questa sera all'amministrazione comunale per riattivarlo, visto anche il gran numero di cani randaggi presenti sul comune di Forio? Allora, il problema del randagismo è un problema grave. Problema grave perché noi siamo un'isola turistica, siamo un paese ad alta vocazione turistica, non possiamo permetterci, sia per la sicurezza dei turisti che dei cittadini di Forio, non possiamo permetterci che nel nostro paese ci sia cani randaggi che vanno liberi di andare per strada, creando appunto dei pericoli oltre a delle situazioni sanitarie precarie, perché purtroppo gli escrementi di animali sono ormai quasi caratterizzano le nostre strade. E il problema secondo noi non è di difficile risoluzione, perché noi a Panza abbiamo un canile che fu donato dall'associazione Ernest ad un'associazione tra cui figurano anche persone vicine al neo assessore Cristian Castaldi, e fu donato con un atto notarile
dal quale si evince che c'era una clausola fondamentale che veniva ceduto gratuitamente a patto che quell'immobile fosse destinato a canile. Quindi questo è un problema grosso che però si può risolvere facilmente, perché se non hanno altri interessi le persone in causa, se questa è un'associazione non a scopo di lucro, se hanno problemi nella realizzazione del canile, visto che poi l'immobile è stato donato, lo potrebbero cedere al comune, il comune lo potrebbe annettere al patrimonio comunale già per il fatto che ci sono delle ordinanze di abbattimento. E quindi il comune potrebbe, oggi l'unica parte in causa che potrebbe risolvere il problema, annettendo appunto l'immobile al patrimonio comunale, sanare questo problema e poi magari dare ad un'associazione di animalisti la gestione di questo immobile. Problema che se si vuole si può risolvere veramente in poco tempo. Ci dispiace che gli assessori freschi di nomina non siano stati presenti questa sera, perché la domanda e la proposta l'avremmo rivolta direttamente a loro. Però c'è stato un impegno da parte del Presidente del Consiglio e del Sindaco di portare la nostra proposta agli assessori neoeletti. E aspettiamo le risposte. Intanto noi nel prossimo Consiglio Comunale chiederemo di mettere all'ordine del giorno un'ulteriore nostra proposta, sempre per il problema del canile, e non abbasseremo la guardia fino a quando questo problema non sarà risolto. Passiamo alla lettura di due comunicati stampa relativi ai lavori di metanizzazione che si stanno svolgendo in questi giorni nel comune di Barano. Si avvisa la cittadinanza che a partire da questa sera riapre via Corrado Buono, mentre l'interruzione riguarderà adesso il tratto di via Angelo Migliaccio, compreso tra la piazza di Buonopane e l'intersezione con la prima traversa di via Ritola. Nel detto tratto ogni giorno, dalle ore 21 alle ore 6.30, del giorno successivo, eccetto sabato e giorni festivi, sarà precluso il traffico veicolare. Sarà consentito raggiungere via Vado Michele di Ramazzoni, via Ritola e prima traversa via Ritola, strada alternativa per raggiungere Barano Centro partendo da Buonopane, e via San Giovanni Battista, strada alternativa per raggiungere Buonopane da Barano Centro. In questo modo sarà quindi garantita la continuità territoriale con il comune di Serrara Fontana. Conseguentemente EA va disposto le seguenti variazioni alle corse dei pullman di linea. La linea CD giunta in via Corrado Buono effettuerà l'inversione di marcia nel parcheggio di Nitrodi e ritornerà al capolinea di Ischia Porto, effettuando parte del percorso della linea CS. La linea CS invece, giunta in via Migliaccio all'altezza di località Toccaneto, intersezione con via Benedetto Migliaccio, effettuerà l'inversione di marcia e raggiungerà il capolinea di Ischia Porto, effettuando parte del percorso della linea CD. Passiamo ora a una nota invece dell'UGL, sempre per quanto concerne i lavori di metanizzazione in corso di svolgimento a Barano. I lavori per la metanizzazione del comune di Barano continuano a dividere l'isola in due nelle ore notturne. Attualmente i lavori interessano la zona di Buonopane, il servizio autobus è stato riorganizzato di conseguenza. Tuttavia è carente la comunicazione sia al capolinea sia sulle tabelle degli autobus, e così sono diversi gli episodi di cittadini non opportunamente informati costretti a camminare a piedi tra Buonopane e Fontana e viceversa. A denunciarlo è il coordinamento UGL Bacino di Ischia e Procida. Questa organizzazione sindacale ancora una volta è costretta a denunciare la gestione lacunosa del servizio, che crea enormi difficoltà
all'utenza e ai conducenti. Le limitazioni del servizio legate alla viabilità per i lavori di metanizzazione a Buonopane stanno provocando numerosi disagi. Al capolinea di Ischia non ci sono comunicazioni di avviso né le tabelle di percorso degli autobus sono predisposte per informare delle corse con percorso ridotto. Sono numerose le segnalazioni di passeggeri che sono stati costretti, persino di notte, a raggiungere a piedi Buonopane e Fontana per le errate diciture delle tabelle luminose di percorso. L'ultimo episodio, solo per ordine di tempo, l'increscioso fatto della giornata di lunedì, quando, per le condizioni meteo avverse, i lavori non sono stati eseguiti, come annunciato ufficialmente dal sindaco con anticipo sui canali ufficiali, ed invece il servizio è stato svolto in forma ridotta con tutti i disagi del caso. Purtroppo l'azienda non tiene a cuore la tutela dei propri dipendenti né sensibilità alla sicurezza stradale. Questa organizzazione sindacale, chiude la nota dell'UGL, da sempre sensibile alle norme e alle leggi, si trova di sovente a registrare una latitanza ed una ostilità aziendale quando è in ballo la sicurezza e la tutela del personale e dell'utenza. Passiamo alla pagina sportiva con la vittoria casalinga ottenuta sabato scorso contro il Caiazzo per 84-73. La cestistica Ischia di Serie C Silver ha conquistato la quinta vittoria consecutiva contro, tra l'altro, una delle squadre favorite per la promozione nella categoria superiore. Soprattutto dopo l'arrivo di Enrico, la squadra di coach Russelli e di coach Esposito ha ritrovato entusiasmo ed equilibrio, ma soprattutto punti che permettono agli isolani di accedere alla seconda fase del girone promozione, in cui si potrà giocare la promozione in Serie C Gold. Un obiettivo ambizioso, probabilmente più un sogno che un obiettivo raggiungibile, ma la cestistica Ischia del presidente D'Abbundo non intende porsi limiti. Ascoltiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Esposito. Fabrizio Esposito, una bellissima vittoria con il basket Caiazzo per la cestistica Ischia, una stagione dai due volti, un inizio positivo, poi un momento difficile, ma adesso avete inanellato una serie di vittorie importanti e a questo punto la squadra può pensare in grande. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ha detto bene, siamo in striscia positiva e questa vittoria con Caiazzo ha un valore triplo, insomma, oltre a confermare questo momento positivo, abbiamo battuto una delle squadre più attrezzate per il passaggio di categoria e la cosa più importante, abbiamo messo nel nostro canestro due punti che ci portiamo nella seconda fase, quindi veramente una bella vittoria. A proposito di questa squadra, una squadra che nel corso del tempo avete costruito tassello dopo tassello, soprattutto tanti ragazzi che sono frutto del lavoro dei settori giovanili, e poi una serie di innesti, l'ultimo d'Enrico, che mi sembra abbiano completato quello che mancava al roster. La lettura è esatta, è molto chiaro che Enrico ci ha permesso di far lievitare, insomma, il potenziale di questa squadra, e soprattutto i ragazzi isolani, i giovani, che stanno trovando spazio, stanno dando un enorme contributo. Le ultime partite che abbiamo vinto, partite dure, sono state il risultato di un lavoro di squadra, e le partite le hanno giocate e sono state determinanti. Ecco, la Serie C Silver è una categoria che per certi versi fa pensare un po' a quella che era la Serie D, dove la cestistica c'è sempre stata, però tu parlavi di squadre attrezzate, lì su nella zona alta della classifica ci sono tante squadre che invece hanno poco a che fare con questa categoria. Dove collochi invece la vostra squadra? Beh, come dici tu, l'abbiamo visto anche Caiazzo, insomma, con Lee Johnson che ha fatto la differenza, un giocatore che ha giocato in NBA, che ha vinto l'anello, insomma, sono squadre che sono state pensate proprio per il salto di categoria. In principio noi volevamo piazzarci tra le prime sei, ci siamo riusciti benissimo, siamo quarti e secondo me la classifica è proprio da una fotografia chiara dei valori in campo. Sicuramente dopo le prime tre, insomma, senza peccare di presunzione, insomma, ci siamo a giusta ragione.
per chiudere un passaggio su questo momento difficile, il Covid, adesso la guerra, si ritorna in campo, anche tutto il settore giovanile, è una cestistica che sta tentando di ricostruire, tra l'altro c'è stato un cambio generazionale anche a livello dirigenziale, il ricordo di Lello Pilato che è sempre stato il faro di questa società, è una cestistica che muove i passi verso nuovi orizzonti. Sì, diciamo che il movimento si sta rianimando, abbiamo visto questo momento di pausa che hanno subito soprattutto i ragazzi più piccoli, ecco, parliamo per esempio dell'Under 14 che praticamente da due anni e mezzo non giocava, insomma sta muovendo i primi passi e con buoni risultati, insomma con soddisfazione, quindi un movimento che cresce, dei ragazzi isolani che stanno cominciando insomma a vedere il campo con un occhio diverso e che fanno ben sperare per il futuro. Passiamo al judo. Nei giorni scorsi si sono svolte le qualificazioni alle finali del campionato italiano cadetti riservati agli atleti di 15, 16 e 17 anni di età Fujicam 2022 e in cui l'Olympic Judo Forio del maestro Maurizio Bianculli ha fatto il pieno di medaglie. Vediamo il servizio. Domenica 20 febbraio si sono svolte le qualificazioni alle finali del campionato italiano cadetti di judo Filcam 2022 per judoka di 15, 16 e 17 anni di età. Tra i partecipanti all'importante manifestazione sportiva c'erano anche gli atleti dell'Olympic Judo Forio presenti alla gara con ben 6 tra ragazzi e ragazze accompagnate dal loro maestro Maurizio Bianculli, che sono riusciti a portare a casa svariate medaglie. Li abbiamo incontrati e conosciuti, assieme al loro maestro, presso il palazzetto dello sport di Forio, dove si allenano abitualmente. Maestro Maurizio Bianculli, ben 5 medagliati nella ultima edizione delle qualificazioni del campionato cadetti. Sì, abbiamo fatto un bellissimo risultato anche questa volta alla qualificazione regionale del campionato italiano cadetti Filcam 2022. E i nostri ragazzi hanno ben figurato, 6 iscritti dell'Olympic Judo Forio, 5 ragazzi sono saliti sul podio, 2 si sono qualificati per la finale che disputeremo a Ostia sabato prossimo, il 5 di marzo. E allora conosciamoli questi ragazzi. Come ti chiami e in quale categoria ti sei distinto? Io sono Fabio Mattere, ho vinto la categoria 55 kg, così facendo qualificandomi per le finali di Ostia. Una bella emozione? Certamente, però si può fare meglio. Molto modesti, abbiamo l'unica ragazza, in questo caso medagliata, un valore aggiunto in più. Sì, sono Vittoria Ruggero e ho fatto la categoria 44, secondo posto. Bella soddisfazione. Sì, diciamo, però la prossima volta... Prima? Sì. La prossima volta prima. Tu sei? Io sono Ernesto Veccia e ho partecipato alla categoria meno 90 kg. Contento di questo risultato raggiunto, di questa medaglia vinta? Sì, è stata una bellissima esperienza e la prossima volta faremo di meglio. Tu? Sono Di Maio Cristian, ho partecipato alla categoria più 90 kg, secondo posto, e si punta sempre a fare di più. Più 90 kg è una categoria tosta, non sarà facile vincere. No, non è per niente facile, si ci prova sempre a dare il meglio. Ultimo, ma non ultimo medagliato? Sono Gianfranco Trani, ho gareggiato nella categoria meno 73 kg e mi sono qualificato terzo. È stata una bella esperienza, però contento per il posto e per la finale ad Ostia, però logicamente si può fare sempre di meglio. Era questo l'ultimo servizio in scaletta, ma prima di chiudere il telegiornale ci colleghiamo nuovamente con Ischia Ponte, dove è in corso la Marcia della Pace per quanto sta accadendo in Ucraina. Vincenzo? Gennaro, mi senti? Sì, Gennaro, si sta svolgendo ancora qui sul piazzale aragonese la marcia della pace, momenti emozionanti, testimonianze davvero
molto importanti. Abbiamo qui con noi i rappresentanti delle istituzioni, ovvero per il Comune di Ischia Luigi Di Maio, c'è cioè il sindaco Giacomo Pascale, c'è cioè Ciro Pallicciardi per Casa Micciola. Una battuta a testa per descrivere questa serata molto emozionante, vice sindaco. Sì, una serata emozionante. Da Ischia si alza un grido forte contro questa guerra e contro tutte le guerre, anche per dimostrare vicinanza al popolo ucraino che si è fuso con la nostra comunità, nelle loro mani, nelle mani dei fratelli ucraini. Mettiamo la vita dei nostri genitori, le persone a noi più chiare, loro si dedicano ai lavori più umili per la nostra comunità, ci sentiamo molto vicini, e da Ischia questa sera sale un grido forte contro questa guerra e contro tutte le guerre nel mondo. Beh sì, come ha detto Papa Francesco, quando si arriva alla guerra significa che è fallita la politica, significa che è fallita l'umanità. Questo essere stasera qui è emozionante, è un dovere esserci, proprio con l'auspicio che anche da Ischia, quale altro angolo del mondo, possa arrivare il grido di dolore e il disappunto verso questa aggressione di un popolo laborioso e capace, e soprattutto che possa prevalere l'umanità e quindi non negoziare mai valori alti e nobili come la pace e la solidarietà. Questa sera la comunità ucraina e la comunità ischitana sono tutt'uno contro quella che è la tirannia, quella che sono valori contrapposti ai nostri. I nostri valori di pace, di libertà e soprattutto di accoglienza che l'isola di Ischia ha dimostrato, e credo che stasera l'isola di Ischia debba anche ringraziare questo popolo così laborioso, ci vedeva obbligati ad essere presenti come istituzioni per dimostrare la nostra vicinanza e la nostra solidarietà verso un popolo che sta soffrendo tanto. Siamo contro le guerre, siamo a difesa dei nostri valori. Grazie, grazie. Con le immagini vi porto proprio sul piazzale, prima di cedere nuovamente la linea allo studio. E dicevo prima, davvero in tanti cittadini ischitani, in tanti anche ucraini che sono presenti qui, come detto, dopo questo momento che terminerà verosimilmente intorno alle 21:30, ci sarà una veglia di preghiera in chiesa. Avremo modo poi di approfondire anche nel corso del telegiornale di domani i momenti salienti. Alle 15 ci sarà domani pomeriggio un altro momento istituzionale, sempre rivolto a quanto sta accadendo in Ucraina. Per problemi di segnale, Gennaro, la diretta su quanto sta accadendo qui a Ischia Ponte sta andando ad intermittenza, ma avremo poi modo di trasmettere anche in maniera integrale successivamente i momenti più importanti di questa sera. Davvero c'è stata una grandissima partecipazione ed è stata davvero una serata molto emozionante. Ti cedo nuovamente la linea, buona serata a te e ai telespettatori. Grazie Vincenzo, buona serata. Rientriamo in studio per dare uno sguardo insieme alle previsioni meteo per la giornata di domani. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Situazione per la giornata di giovedì a scala europea. Possiamo notare come da ovest, dalla Francia e dalla Spagna, giungeranno infiltrazioni di aria più umida verso il Mediterraneo centrale e anche l'Italia. Nel contempo però l'anticiclone, con i suoi massimi sempre tra Scandinavia e Germania, veicolerà correnti fredde da est, dall'Europa orientale, verso le nostre regioni. Insomma, saranno delle temperature comunque tipicamente invernali nei prossimi giorni, almeno dal punto di vista delle temperature minime. Nuvolosità, un po' di nubi irregolari in transito al centro-sud, soprattutto sulla parte tirrenica, poi in serata un brando peggioramento anche sul nord-est. Nel dettaglio possiamo osservare difatti concomitanza tra aria fredda da est e aria umida da ovest, con qualche goccia di pioggia in giornata sul Levante Ligure, parte di Toscana, e poi osservate anche due isole maggiori e basso Tirreno. In serata poi il peggioramento sul nord-est, anche qui con qualche fenomeno nevoso a quote basse.
In sintesi, quindi, una giornata con variabilità, nubi irregolari più probabili sull'alto versante tirrenico ed il basso Tirreno e isole maggiori, con qualche occasionale goccia di pioggia, deboli fenomeni. Più sole sulle Adriatiche al nord, poi in serata blando peggioramento in arrivo sul nord-est per un impulso di aria fredda dai quadranti orientali. Tutti i dettagli precisi li trovate però scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Non ci sono notizie dell'ultima ora, il nostro TG termina qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento con informazione di Nuvola TV ritorna domani sera sempre alle ore 20:30 sul canale 859 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti.